Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar del Consorzio Universitario di Pordenone, Università Pordenone. Io sono Andrea Zanni, sono il direttore del Consorzio Universitario a Pordenone. Come avremo modo di spiegarvi, a Pordenone non esiste un'università di Pordenone, ma esiste un consorzio che riunisce più enti, più organizzazioni. E quindi siamo in grado di dare un'offerta formativa unica, con dei percorsi innovativi che sono nati a Pordenone, anni fa e che rappresentano delle eccellenze in tutta Italia. Oggi, presenteremo in maniera particolare un percorso nato nel 2011, un percorso realizzato in collaborazione con l'Accademia ISIA Roma Design. E è un corso fortemente voluto dal territorio nel 2011 che si è sviluppato in questi anni e ha raggiunto dei livelli di successo. E è un corso di design del prodotto e ha una storia abbastanza particolare proprio perché rispetto a tante offerte formative è nato da un'esigenza pratica del territorio in risposta alla crisi del 2008. Il territorio del Nord-Est ha subito capito che il design poteva essere un'arma vincente per combattere la crisi, per dare la possibilità alle aziende di avere strumenti in più per aggredire la crisi e guadagnare mercato. Io sono un ingegnere informatico e devo dire, ho scoperto che la mia concezione di design era sbagliata, ho sempre collegato il design a una serie di personaggi strani, spesso vestiti in modo eccentrico e che disegnavano prodotti assurdi. In realtà ho scoperto qual è il vero senso del design, del designer, la figura professionale, una figura che ha una visione a 360 gradi, che deve assolutamente tenere in considerazione non solo la bellezza estetica, ma una miriade di altri parametri che sono indispensabili oggigiorno per generare prodotti di successo. Per cui è un esperto di economia, è un esperto di ergonomia, è un esperto di bellezza, ma in questo percorso ho potuto imparare che i nostri laureati hanno un bagaglio di strumenti veramente ampi, che gli ha permesso di ottenere successi in svariati ambiti. Devo dire che il corso a Pordenone conta innumerevoli premi vinti, c'è una nomination anche del Compasso d'Oro di uno studente neolaureato, ci sono studenti che hanno vinto riconoscimenti internazionali, ci sono studenti che hanno avuto il modo di andare a Londra per far conoscere il proprio lavoro e i propri prodotti. E è proprio questo il senso di quello che cerchiamo di presentarvi, una figura veramente eccezionale, che con un bagaglio di conoscenze e di esperienza notevole, che permette di fare la differenza. E il fatto che i nostri laureati siano inseriti in aziende di vario tipo, non solo aziende che fanno arredo, non solo aziende che fanno prodotti di design, ma aziende di vario tipo, proprio grazie alle molteplici conoscenze di questa figura professionale. Io mi taccio qui, passo la parola a Simone che vi descriverà un po' meglio il consorzio universitario e la nostra offerta formativa. A te, Simone. Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono Simone Franzo, insieme alla collega Saradiana ci occupiamo della segreteria e del orientamento in ingresso per quanto riguarda il corso di design che ospitiamo a Pordenone dell'ISIA Roma Design. Vi faccio brevemente, 5 minuti, una presentazione prima di lasciarvi al professor Bruno Testa che oggi ci parlerà nello specifico dell'argomento della giornata, che è appunto conoscere, addentrarci un pochino, cominciare a capire cosa si fa l'ISIA, cosa si studia e quali sono le prospettive e le possibilità offerte da questo corso di laurea, anzi diploma accademico. Ma appunto vi rubo 5 minuti inizialmente per darvi anche un'idea del contesto in cui ISIA opera a Pordenone. Allora, come il nostro direttore, anch'io e la collega Saradiana lavoriamo per Consorzio Universitario. Consorzio Universitario, e vi condivido adesso
una breve presentazione giusto per seguire insieme e darvi anche un attimino visione di alcune immagini della nostra sede. Il Consorzio Universitario, appunto dicevo, è l'ente che a Pordenone dà casa alle università. Non c'è, come appunto ricordava il nostro direttore, un'università di Pordenone. Il Consorzio Universitario è da più di 25 anni a questa parte l'ente che di fatto dà un tetto, dà delle aule, dei laboratori di ricerca, uffici, docenti e naturalmente spazi per le segreterie didattiche di questi quattro enti, di queste quattro università che vedete, o meglio, tre università e una fondazione ITS. Abbiamo alcuni corsi, non tutti ovviamente, alcuni corsi dell'Università degli Studi di Udine, così come dell'Università degli Studi di Trieste, che hanno deciso di distaccare alcuni corsi interamente su Pordenone e di offrirli solo a Pordenone, al consorzio universitario. Abbiamo poi ISIA Roma Design, appunto poi lo vedremo nello specifico chi è e cosa fa ISIA, e la Fondazione ITS Kennedy, che è un percorso biennale, post-diploma, non è una laurea, ma è un corso professionalizzante, comunque riconosciuto, assolutamente un titolo di studio del MIUR, del Ministero, e vi invito a questo proposito per approfondire. Ecco, vi premetto che sono corsi in ambito, come ho detto prima, in ambito sviluppo software, in ambito ICT più in generale. Vi invito, visto che sono presenti alla fiera, a cogliere l'opportunità di seguire i loro webinar, che ci saranno ancora per oggi, così come di fissare appuntamenti one-to-one. Quindi, per approfondire i corsi della Fondazione ITS Kennedy, vi rimando direttamente al loro stesso link che è presente in fiera. Per quanto riguarda invece un pochino il contesto del nostro campus, vi dico solo che è un pochino un campus all'americana, ovvero Pordenone è una piccola città molto vivibile, molto accogliente. Abbiamo creato un campus che fosse completo e attraverso il quale potessimo offrire spazi didattici adeguati alle università, agli studenti. Abbiamo circa 1.500 studenti nel nostro campus. Un campus di più o meno 15.000 metri quadri, con più di 50 fra aule, laboratori di ricerca, studi docenti, segreterie. Accanto c'è una mensa universitaria e una residenza per gli studenti che arrivano da più distante. Quindi abbiamo raggruppato, riunito nella prima periferia di Pordenone un contesto universitario che sia completo tutto tondo. E lo preciso sempre. A Pordenone ci si può iscrivere all'università o alla Fondazione ITS, frequentare nelle aule e nei laboratori didattici, fare ricevimento con i docenti e laurearsi, tutto nella nostra sede. Quindi, anche se ospitiamo delle sedi distaccate dell'università, siamo di fatto totalmente autonomi. Chi sceglie di studiare a Pordenone non deve muoversi da Pordenone. Guardiamo insieme alcune immagini del nostro campus, magari vi faccio vedere, se abbiamo 2 minuti di tempo, anche un breve video di presentazione della nostra sede. Concludo solo dicendo che di fatto abbiamo alcune caratteristiche a nostro favore, nel nostro campus, appunto vi dicevo, un ambiente tutto sommato non troppo grande, ma contenuto, e questa è una qualità perché riusciamo anche a offrire degli spazi didattici adeguati, così come abbiamo la fortuna di avere dei corsi di laurea, dei corsi della Fondazione ITS, che sono assolutamente in linea con le necessità del territorio, questo per un rapido, ovviamente, inserimento nel mondo lavorativo di chi si laurea a Pordenone, ma anche il contesto stesso di avere del classi non troppo numerose, garantisce una qualità più elevata dell'insegnamento stesso e del rapporto con i docenti. Da ultimo vi elenco solo, prima di andare a approfondire appunto con il professor Testa il corso di design, nello specifico quest'oggi, vi elenco solo i corsi che ospitiamo a Pordenone. Abbiamo delle triennali dell'Università di Udine, sono Scienze e Tecnologie Multimediali, Banca e Finanza, Infermieristica. L'altra triennale, ed è un diploma accademico, ma poi vedremo cosa significa diploma accademico, di ISIA Roma Design in ambito di design del prodotto.
Poi abbiamo anche tre magistrali in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione, che è di fatto la naturale prosecuzione di scienze e tecnologie multimediali, la magistrale in banca e finanza, prosecuzione ovviamente di banca e finanza, e una magistrale dell'Università di Trieste, un double degree, quindi un doppio diploma in production engineering and management. Doppio diploma significa che è un corso di laurea, in questo caso magistrale, che viene fatto in collaborazione con un'università straniera. E nel giro di 2 anni si ottiene un doppio titolo, una doppia laurea italiana e in questo caso tedesca, visto che l'Università di Lippe per questo corso specifico, o meglio l'Università di Trieste collabora con l'Università di Lippe per questo corso. Abbiamo poi i corsi della Fondazione Kennedy, quindi in ambito ICT, User Experience Designer, quest'anno Industrial IoT, Developer, Cloud, Developer e DevOps and Security e Cyber Security Specialist, più altri corsi che di fatto non sono universitari. Allora, io colgo ancora, vi rubo ancora 2 minuti giusto per lasciarci con un video di presentazione della nostra sede, vediamo qualche immagine della nostra sede. Passerò poi la parola al professor Testa che ci illustra appunto ISIA. Dopodiché, ritornerò alla fine per rispondere ad eventuali domande che avrete posto e per ricordarvi i nostri contatti, visto che saremo disponibili comunque oltre a questo spazio per tutto il resto dell'anno per rispondere a dubbi, quesiti circa ISIA, ma anche tutti gli altri corsi che aspettiamo a Pordenone, per organizzare degli appuntamenti one-to-one, se lo desiderate, o per visitare la sede quando sarà di nuovo possibile farlo. Vi lascio con le immagini intanto della presentazione della nostra sede e a risentirci più tardi. Perfetto, a te la parola Bruno. Non sentiamo Bruno. Bruno, non ti sentiamo. A te.
Attendiamo intanto qualche istante che il nostro professore Bruno Testa recuperi la connessione. C'era qualche problema, probabilmente, di connettività. Inizio magari brevemente, intanto che cerchiamo di risolvere i problemi, soltanto presentare brevemente ISIA, appunto, come ricordava il nostro direttore prima. ISIA Roma Design è un istituto pubblico di design, un istituto pubblico che ha sede, è nato a Roma nel 73 e ha aperto una sede decentrata a Pordenone nel 2011. Di fatto si è deciso di aprire Pordenone perché c'era una forte attinenza ed esigenza del territorio. Quindi ISIA ha deciso appunto di decentrare un corso a Pordenone e noi come consorzio universitario abbiamo dato casa e spazi appunto anche ISIA. ISIA, come vi dicevo, è un istituto pubblico ed è di fatto nel ramo dell'AFAM, quel ramo del MIUR, del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, che di fatto fa parte dell'alta formazione artistica musicale coreutica. Quindi, giusto per inquadrare il contesto e per farvi capire il perché. Quando si parla di ISIA e di design del prodotto, nel nostro caso parliamo di diploma accademico e una differenza di fatto che il Ministero. Allora, Eccoci, forse abbiamo sentito il nostro prof Bruno Testa, vediamo se adesso lo recuperiamo. Vi dicevo appunto, le ISIA, visto che non c'è solo ISIA di Roma in Italia, così come i conservatori musicali, fanno parte di quel ramo del Ministero, del MIUR, dell'AFAM. Ecco, quindi quando si parla anche di ISIA, sentirete dire che è un diploma accademico del tutto equivalente, equipollente alla laurea di primo livello. Quindi, ripeto e ribadisco, è una caratteristica importante. Chi si laurea in ISIA, di fatto ha una laurea, è un istituto pubblico, ha una laurea a tutti gli effetti, un diploma accademico, giusto per usare la terminologia corretta. Bruno, Adesso mi ti sentite? sentiamo? Adesso mi Sì, sentite? ora sì, Non mi ti vedete? sentiamo. Ti vediamo anche. Ah, è tornato tutto a funzionare. Perfetto. Scusa per la problematica tecnica, ma io riuscivo a vedere e sentire tranquillamente. Avevo disattivato l'audio per evitare interferenze con altro, poi a un certo punto tutto è crashato. Proprio quando mi hai detto, Bruno, ti lascio la Nessun parola. problema, recuperiamo subito. Bisogna saper affrontare la diretta. Allora, innanzitutto saluto tutti, saluto chi ci sta seguendo. E, diciamo che oggi vi parlerò dell'ISIA Roma Design con la sede a Pordenone. Sia in veste di docente all'interno dei corsi triennali, e se non si dovesse collegare anche un'altra persona che è un ex studente, vi porterò anche la mia testimonianza come ex studente, proprio perché all'interno dell'ISIA Roma Design io ho avuto la fortuna sia di affrontarla come studente che come docente. Allora, adesso vi condividerò lo schermo, così che io vi possa mostrare, ok, un po' di cosa si tratta all'interno del corso triennale in design. Simone, mi puoi dare conferma che si vede tutto? Sì, ti vediamo. Vediamo anche Si la vede la presentazione. presentazione? Sì. Si vede? Ok, perfetto, benissimo. Allora, innanzitutto, nello specifico, cos'è l'ISIA Roma Design? L'ISIA Roma Design è un istituto universitario di alta formazione, che ha corsi sia a Roma che a Pordenone. Se vogliamo andare a scavare un po' nella storia di questa istituzione, si può andare a vedere che
Innanzitutto è un'istituzione pubblica, quindi non è come tutta una serie di altre scuole di design che sono private, ma il fatto che sia pubblica la rende accessibile, molto più accessibile rispetto ad altri, e inoltre può vantare anche una storia importante in quanto nata agli inizi degli anni 70, quindi ha vissuto tutto il boom, tutta la crescita che la disciplina del design ha avuto, soprattutto in Italia, paese che, come dire, può vantare un importante valore legato appunto al design. A livello di offerta formativa, devo dire che è interessante poiché riesce a fornire tutta una serie di materie che andremo a vedere poi dopo nello specifico, che danno allo studente gli strumenti per poter affrontare la disciplina, quindi, come dire, proprio a livello muscolare. Io riesco a usare il computer perché riesco a fare un modello tridimensionale, riesco a renderizzarlo, riesco a usare software grafici, riesco a creare dei modelli fisici, riesco a fare dei bei disegni. Quindi ci sono tutta una serie di materie che permettono lo sviluppo di queste capacità. E poi ci sono anche tutta una serie di altre, chiamiamola ancora materie, molto più culturali, ok? Che riescono a invece, in questo caso, allenare il mio cervello a pensare da designer, ok? Questa è una cosa molto che ho trovato molto interessante, molto importante. Altri, come dire, punti di forza di questa istituzione stanno nella sua dimensione, che prevede un ottimo rapporto docente-studente in quanto il numero degli studenti relativi ai corsi di Pordenone è di 70, che vengono anche tra l'altro divisi in due sezioni, per cui a meno che non ci siano dei corsi prettamente teorici che vanno affrontati in maniera frontale, tutta la parte di corsi pratici prevedono un rapporto di 30 studenti per un professore, che è molto più vantaggioso se lo confrontiamo con altre, come dire, discipline, vedi ingegneria, giurisprudenza, medicina, dove ci sono magari centinaia di studenti e un solo professore. In questo caso lo scambio che si ha tra studente e docente è molto molto più stretto, ok? Un'altra cosa importante del corpo docente, in questo caso dell'ISIA, sta nel fatto che molti docenti non sono solo docenti. Io in primis non sono docente a tempo pieno, ma sono un designer che porta la sua esperienza all'interno di un corso, per cui tutti i vari corsi, tutte le varie materie vengono comunque affrontate da un punto di vista del design. Anche se dovessimo parlare di matematica, di ergonomia, di storia, ok? È ovvio che sarà, ok, storia del design è facile da capire, ma anche la parte di ergonomia è distante dall'ambito, potrebbe essere visto quasi più medicale, ed è più vicino invece alla parte di design. La stessa materia di cui tratto io, che è tecnologie e processi produttivi, che può sembrare un qualcosa di molto ingegneristico, viene sempre tagliata da un punto di vista del design, per cui il punto è, viene spiegato ciò che a un designer serve. Ok? Questo fa sì che, come è stato detto in precedenza dal direttore e da Simone, coloro che poi escono dall'ISIA riescono a trovare terreno fertile ed avere le capacità per riuscire a affrontare da subito il mondo del lavoro. Per cui poi magari Simone vi darà qualche dato in più, ma il numero di ragazzi che affrontano il percorso ISIA e poi si inseriscono nel mondo del lavoro è veramente, veramente
Ok, poi diciamo che qua c'è una parte dove viene indicata un'inclinazione da parte dell'ISIA di Roma sull'interaction design, ma appunto se volessimo andare nello specifico del corso di design del prodotto di Pordenone, altre informazioni utili sono il titolo rilasciato, che è un diploma accademico di primo livello che è assolutamente equivalente a una laurea triennale, quindi cambia semplicemente il nome, ma la valenza è la medesima e vi permetterà poi l'ingresso o l'utilizzo di questo titolo con pari valore. La durata è di 3 anni. All'interno del percorso è previsto uno stage in azienda, per cui gli studenti vengono comunque portati a fare un'esperienza, diciamo, lavorativa già durante il corso, e inoltre è possibile accedere al progetto Erasmus, per cui ci sono numerose scuole estere con cui si può andare ad effettuare uno scambio e quindi andare a fare un'esperienza all'estero. Come dicevo prima, il corso inteso come il corso triennale ha l'obiettivo di dare strumenti, conoscenze e competenze per svolgere appunto l'attività di designer, sia da un punto di vista di concezione, quindi proprio a livello di concept, ma anche spingendosi fino alla fattibilità di quelli che sono i progetti, per cui ci saranno sì idee molto alte, elevate, innovative, ma si cercherà sempre di portarle sulla terra e renderle fattive, ok? Anzi, evitando di lasciare che queste vaghino semplicemente nell'etere e non si concretizzino. In realtà il corso è sempre molto concreto. Inoltre, oltre alla concretezza dei progetti, c'è sempre un'inclinazione verso la tecnologia, la multimedialità e tutta la parte legata ai nuovi linguaggi visivi. Se dovessimo adesso andare a approfondire nello specifico quelle che sono tutti i punti, tutte le materie, le discipline che vengono toccate all'interno del corso triennale, possiamo distinguere in discipline di base, come appunto storia e cultura del design, semiotica, ergonomia, geometria descrittiva e matematica per il design. Vedete che materie, diciamo, ostiche di matematica viene comunque specificato per il design, l'ergonomia, ok, ne abbiamo già parlato prima, la semiotica è una materia che magari può sembrare molto particolare, ma in realtà è interessante perché tratta proprio del senso delle forme, quindi c'è un corso relativo e specifico unicamente proprio al senso delle forme. E poi ci sono numerosissime discipline caratterizzanti che fa capire quanto si riesca a spaziare all'interno del mondo del design, dove si possono trovare appunto basic design, dove vengono affrontati i principi base del design e del progetto. Ok? Possiamo trovare sparsi tra questi workshop di design dove vengono affrontati temi di progettazione, magari legati al cibo, piuttosto che alla sostenibilità, piuttosto che a casistiche particolari. Vengono affrontati appunto materie invece più legate a strumenti, quindi computer grafica, dove vengono trattati magari software di modellazione 3D, disegno e rappresentazione invece è tutta la parte di espressività tramite il disegno bidimensionale fatto a mano, laboratorio di modellistica, altro punto dove sono implicato, dove c'è lo studio di oggetti e progetti tramite modelli fisici, per cui io genero un oggetto, genero una forma studiandomelo fisicamente, quindi andandomelo a scolpire, a tagliare, a formare in numerose
tecniche che vengono poi impartite dal corso di modellistica. C'è tutta una parte un po' più teorica legata alla tecnologia per il design, l'ingegnerizzazione del prodotto, il design management. C'è anche una grande componente di comunicazione visiva, intesa tra i linguaggi multimediali e la comunicazione visiva, scusate, vera e propria, che può essere riassunta per magari qualcuno di voi che ci sta seguendo come grafica, ok, comunicazione grafica, aspetto sempre comunque importante nella comunicazione dei progetti, eccetera, eccetera. Oltre a queste discipline, come abbiamo già detto, c'è un'attività autonoma, c'è un tirocinio e poi c'è la prova finale, che sarebbe la tesi, che vanno a generare i 180 crediti formativi necessari al conseguimento della laurea. Ora vi porto delle immagini di vari corsi, discipline che si sviluppano nel triennio, per farvi capire un po' più nello specifico cosa viene fatto. Se poi tra l'altro non si dovesse palesare il ragazzo neolaureato che vi poteva portare una testimonianza più, come dire, più vicina a voi, vi mostrerò magari anche nello specifico quello che è stato il mio percorso, per farvi un po' capire quelli che sono gli argomenti trattati. Allora, se dovessimo partire appunto dalla progettazione, materia comunque fondamentale, per esempio il primo anno vengono trattati temi legati a magari oggetti che hanno al loro interno concetti forti e con finalità pedagogiche, ok? Spesso vengono fatti anche dei progetti che sono legati all'autoproduzione, quindi a una visione del progetto che parte da una visione artigianale per spingersi poi su scala industriale. Vengono fatti corsi di basic design, dove vedete il progetto di per sé non sta propriamente nell'oggetto, ma sta nell'ideazione di, in questo caso, ciò che vedete vengono chiamate macchine didattico-poetiche, quindi oggetti che riescono a comunicare emozioni, sensazioni piuttosto che valori o concetti, che poi sono principi che possono essere riutilizzati all'interno di un progetto di prodotto stesso. La comunicazione visiva viene trattata sia dal punto di vista, passatemi il termine, dal computer, ok, che da un punto di vista anche più manuale, per cui vengono trattati argomenti come anche solo la scelta delle carte, scelta di tecniche di produzione, magari di manufatti legati alla comunicazione. Corsi invece più pratici e strumentali, ci sono i corsi di disegno, per cui qua vedete l'esercitazione sul legno, dove si studiano i materiali dal punto di vista della rappresentazione. Vedete, ci sono dei cubi di legno sulla tavola, ma anche dei cubi di legno nei fogli, con tutta la parte di rappresentazione. C'è il corso di modellistica, che prevede lo studio di modelli di studio, appunto, e anche di presentazione con numerose tecniche. In questo caso è modellistica il primo anno. Fotografia, anche qua c'è tutta la parte tra la comunicazione e l'educazione visiva all'immagine. La computer grafica, bidimensionale e tridimensionale, dove si inizia ad approcciare la modellazione solida per poi una restituzione di quelli che saranno i progetti. Materie anche tecniche come la geometria descrittiva, dove vengono impartite le basi del disegno tecnico,
proprio perché comunque il designer è una figura che non è solo quello che c'ha l'idea, ma prende l'idea e la porta, come dire, a terra, e a terra poi ci sta, come dire, l'industria che dovrà produrre l'oggetto, per cui anche gli aspetti tecnici vengono trattati, ovviamente sempre dal punto di vista del design, quindi non con concezioni e approfondimenti ingegneristici, ma con concezioni e approfondimenti legati al design, che appunto porta a questi risultati. Le materie teoriche del primo anno sono appunto matematica, storia, semiotica, economia e tecnologia per il design, per poi passare al secondo anno. Vedete che già al secondo anno il livello della progettazione, della restituzione inizia a essere anche interessante, per cui si inizia a studiare tutta la parte di analisi di brand, marchi, per capire magari come dare un taglio a quello che è il prodotto che stiamo andando a progettare, e vedete come anche le materie, quelle che ho chiamato strumentali, si vanno a rispecchiare, si vanno anzi a riversare all'interno dello sviluppo del progetto. Ci sono materie come dire, legate a quello che poteva essere il basic design, che invece cercano di educare alla percezione della forma, che appunto si chiama teoria della forma, dove anche qua si va invece a cercare di sviluppare dei metaprogetti, quindi progetti che sono posizionabili ancora prima, si va quasi a progettare un'idea, ok? Che è un esercizio comunque sempre molto, molto utile. La comunicazione visiva viene sempre portata avanti con esercitazioni che vengono comunque poi rese pratiche, perché non rimangono nel computer, ma poi si va sempre nella stampa, scusate. Il disegno, vedete, viene... come dire, viene sempre più elaborato, nel senso che se nel primo anno ci sono tutta una serie di esercitazioni che vogliono far esercitare, perdonate il gioco di parole, sulla resa di un semplice materiale, ma è un cubo di legno, in questo caso nel corso di disegno del secondo anno i materiali iniziano a dialogare tra loro e vedete che ne escono oggetti finiti, quindi saper comunicare quanto può riflettere la pelle di un cinturino e di un orologio è interessante, e questo è un disegno, non è una foto, ok? La computer grafica ovviamente viene approfondita anche dal punto di vista del rendering, per cui non solo la modellazione inizia a essere un po' più complessa, ma anche la restituzione fotografica inizia a essere più credibile, per far sì che poi al terzo anno ciò che ne esce sia effettivamente paragonabile a quello che può essere il risultato di uno studio di design, ok? Anche qua laboratorio dell'immagine, vengono approfonditi altri temi legati alla fotografia. In modellistica ci sono tutte delle tecniche di realizzazione di modelli di presentazione, quindi magari con materiali rigidi si presta attenzione alle finiture. Il laboratorio è fornito tra l'altro di numerose tecnologie e applica varie strategie per la realizzazione di modelli. Cosa voglio intendere? Voglio intendere che il corso di modellistica è per esempio tagliato per far sì che voi siate in grado di sviluppare dei modelli, anche se per caso vi trovate di domenica pomeriggio a dover generare un modello a casa vostra, ok? Con materiali che avete a casa o molto facili da trovare, siete in grado di realizzare modelli. Dall'altra parte, il laboratorio di modellistica è comunque fornito di macchinari, come dire, semi-industriali, ma comunque professionali, come stampanti 3D, frese a controllo numerico, termoformatrici, cabine di verniciatura, per far sì che lo sviluppo di modelli all'interno del corso sia comunque il più professionale possibile.
Qua vediamo altri temi di progettazione, in questo caso era progettazione magari del gioco o temi di progettazione legati all'infanzia, ma possono essere temi di progettazione legati anche al cibo, per esempio, o a casistiche magari di persone con invalidità, piuttosto che temi di progettazione legati alla sostenibilità. Ad esempio, ve ne porto alcuni che ho visto fatti negli anni da vari studenti. Nelle materie teoriche troviamo ancora matematica e storia, la semiotica, processi produttivi, che sarebbe appunto tecnologia e materiali, ergonomia e linguaggi multimediali. Al terzo anno, sempre più, come dire, condensato e carichi di strumenti, si arriva a quello che è lo sviluppo di un prodotto finito. In questo caso vediamo delle immagini relative allo sviluppo di oggetti per l'irrigazione, okay? Che possono essere veramente, veramente molto vari, e si capisce come il metodo acquisito nei 2 anni precedenti e poi in questo terzo anno faccia capire come si possa essere non banali, ok? E anche molto, molto espressivi. In questo caso anche questa curva è un irrigatore molto, molto scultoreo, che tra l'altro, come anticipava prima il direttore Zanni, è stato anche premiato citato all'interno dell'AD Index, ok, che è un premio di design molto, molto prestigioso. Vedete che la comunicazione, cioè la computer grafica, arriva a livelli comunque molto, molto spinti di rendering, per cui queste che vedete non sono fotografie, ma sono stanze modellate, renderizzate da studenti, quindi si arriva a un livello molto, molto approfondito. Workshop di design, come vi dicevo, vedete, può affrontare diverse casistiche. La comunicazione visiva anche, cioè dovete immaginarvi un progetto di comunicazione visiva. Se all'inizio, non mi ricordo cosa avevamo visto, poi avevamo visto magari magliette piuttosto che loghi stampati o studio di composizioni grafiche, in comunicazione visiva 3 si va a studiare magari tutta la parte di immagine coordinata legata a un prodotto, che è comunque un aspetto sempre molto, molto interessante. Per quanto riguarda le materie teoriche, ergonomia è comunque una costante, c'è l'ingegnerizzazione di prodotto, c'è un corso di inglese e di design management. Che dire, questo è a livello di cosa viene fatto all'interno dei corsi. Come vi dicevo, all'interno del corso decentrato di Pordenone ci sono 70 posti l'anno, c'è una prova selettiva appunto per far sì che vengano identificate i 70 studenti e far sì che si verifichi tutta la condizione di rapporto favorevole tra docente e studente, proprio per una questione numerica. Oltre la didattica, ecco, all'ISEE di Pordenone, proprio a testimonianza dello stretto rapporto che c'è tra l'università e il territorio, annualmente c'è un evento, una manifestazione che si chiama Pordenone Design Week, che è molto, molto interessante, e prevede lo stop, diciamo, delle lezioni per una settimana, dove però vengono svolte attività a strettissimo contatto con le aziende, per cui vengono fatti dei workshop lampo, dove in una settimana vengono fornite alle aziende concept relativi a richieste specifiche portate dalle aziende stesse, per cui vi porto degli esempi che mi sono capitati negli anni. Qualcuno ha detto qualcosa? Nessuno? Ok. Degli esempi che mi sono capitati negli anni, per esempio aziende che magari chiedevano nuove soluzioni di arredo,
ma magari c'erano aziende che, partendo dall'essere una coltelleria, voleva sviluppare dei concept relativi a attrezzi da cucina per l'outdoor, quindi immaginatevi la grigliata, il barbecue, ok? Piuttosto che cose anche un po' più complesse come anche solo lo studio di parti di, nel settore automotive, di strumenti pesanti come possono essere macchine per l'aspirazione. Immaginatevi, ok, detta male, autospurghi, piuttosto che macchine per la movimentazione terra e così via. Cioè, in realtà ci sono numerosi workshop tra cui scegliere. E l'esperienza è interessante perché gli studenti vengono rimescolati tra loro, per cui primo, secondo e terzo anno si trovano a collaborare. Studenti del primo, secondo e terzo anno si trovano a collaborare tra loro e c'è un fortissimo scambio anche di competenze. Ok, così che si possa assaporare da subito ciò che si potrà e si riuscirà a fare. E questo è, come dire, una testimonianza molto, molto forte dello strettissimo rapporto che c'è tra l'ISIA Roma Design a Pordenone e il tessuto industriale, ma che si traduce in possibilità lavorative per tutti coloro che frequentano la scuola, perché spesso studenti dicono: "Ah, ho visto questa azienda, magari ci ho anche collaborato all'interno di un workshop durante la Design Week, sai che c'è, poi magari appena mi lauro, semplicemente tramite un contatto quasi diretto riesco ad accedervi per trovare una realtà lavorativa." Come vi avevo già anticipato, a seguito del diploma accademico, è possibile accedere, a corsi di laurea o di diploma accademico di secondo livello, quindi specialistici, master o corsi di perfezionamento, quindi l'accesso è possibile a qualsiasi cosa. Per concludere, se ci sono domande, poi ben venga. Come vi era stato già anticipato, il corso viene erogato dal Consorzio Universitario di Pordenone, che è una struttura, come dire, di stampo quasi americano, ha un'impronta un po' da college, okay? È immersa nel verde. Permette anche molto respiro a livello mentale, okay? Ha degli spazi ampi, luminosi, che, come dire, riescono a creare un clima favorevole. Non è una di quelle strutture magari situate all'interno di un centro città, cupo, eccetera, eccetera. Che dire, questa è un po' la spiegazione, un po' il racconto di quello che è l'ISIA di Pordenone. Se per caso dovessero essere pervenute domande, sono ben contento di poter rispondere. Simone? Al momento non vedo domande, ma invito tutti gli studenti, ovviamente che ne avessero, tutti gli interessati, ovviamente a rivolgerci le domande. Vi lascio anche i nostri riferimenti, non so se li vedete. Innanzitutto il sito web isiaroma.it, dove trovate tutte le informazioni sul corso di design del prodotto, non solo Roma, ma appunto anche il corso decentrato di Pordenone. Se volete potete contattarci anche nello specifico, nella nostra sede di Pordenone, scrivendo a isia@unipordenone.it o chiamandoci al telefono, altrimenti ci sono anche i social a supporto, rispondiamo anche lì. È chiaro che da oggi in avanti, dopo questa breve presentazione, noi rimaniamo comunque a disposizione, siamo a disposizione tutto l'anno, anche d'estate. Quindi giustamente tanti ragazzi avranno i prossimi mesi impegnati anche con l'avvicinarsi
dell'esame di maturità, la prova finale. È naturale che appunto se dopo anche il test, dopo l'esame di maturità, volete e vorrete approfondire appunto la conoscenza di SIA, ribadisco che siamo ben disponibili anche nel corso dei mesi estivi. Se sarà possibile, vi invito anche a visitare la nostra sede, altrimenti appunto dai contatti che vedete potrete tranquillamente prendere un appuntamento. Anche, ripeto, prossimamente potremo farlo e gestirlo tranquillamente online. Per tutti gli approfondimenti riguardo a tempistiche di iscrizione, modalità di iscrizione, io vi rimando, vedete il link sotto, a missioni, con la pagina dedicata nel sito web di Zero.it. Questo perché ci sono delle regole, diciamo così, specifiche per richiedere la missione di SIA. Come diceva giustamente Bruno prima, abbiamo un numero di posti predefinito. Lo scorso anno erano 74 per la sede di Pordenone, ancora di meno per la sede di Roma, motivo per cui dobbiamo seguire una procedura per la richiesta di ammissione e tipicamente facciamo oramai anche nel corso del mese di settembre, alla fine del mese, tipicamente inizio ottobre, un test ammissione. Nella pagina appunto, nel link che vedete sotto, iseroma.it/studenti/ammissioni-triennio-pordenone, nel corso del mese di luglio, in genere, questa è la tempistica, viene pubblicato il bando di ammissione che specifica tutto, dalle modalità alle regole, alle tempistiche per la richiesta di ammissione. Appunto, tipicamente nel corso del mese di luglio viene pubblicato questo bando e la finestra per la richiesta di ammissione rimane aperta fino a metà settembre, tipicamente. Ma ripeto, nel bando troverete specificato tutto, anche le date di questa finestra di ammissione. La missione vera e propria, diciamo, avviene in seguito. La preammissione, la richiesta di ammissione, si fa semplicemente online, compilando dei form e facendo l'upload di alcuni documenti, ovviamente, di identità, un bollettino postale di 15 euro. Quindi una procedura molto snella e di fatto non costa praticamente nulla la richiesta di ammissione. Alla fine di questa finestra temporale, per richiedere l'accesso, valutiamo le richieste pervenute, quante, soprattutto la numerosità e come definire il bando, decideremo se fare o meno un esame di ammissione. È chiaro, se arrivano più richieste di ammissione dei posti disponibili, e tipicamente negli ultimi anni è sempre successo, dobbiamo appunto programmare o una prova scritta oppure un colloquio orale. Ovviamente lo scorso ottobre, anzi, abbiamo dovuto fare un colloquio orale, ma che sia un colloquio, che sia un test scritto, di fatto la prova verte nel vedere se c'è l'attitudine da parte vostra nel voler seguire e avere le caratteristiche per poter seguire un percorso come questo. Quindi nulla di particolarmente complesso, anzi, se volete prendere visione di un test scritto che è stato somministrato qualche anno fa, sempre dal sito iseroma.it, troverete anche appunto la prova scritta per vedere in cosa consiste. Si va dalla logica, alla cultura generale, alla storia del design, alla geometria. Queste sono sostanzialmente le materie, gli argomenti del test. Io direi che se non ci sono domande particolari, ma non ne vedo, chiuderei qui, tutto sommato. Vedete i contatti, vi rinnovo in maniera molto libera, in maniera molto facile, la possibilità di scriverci anche solo per avere delle curiosità. Ecco, non si è parlato di quanto costa iscriversi a una scuola pubblica di design come l'ISIA. Ne ha fatto cenno prima il prof Bruno Testa. Vi posso solo precisare che, essendo un istituto pubblico, i costi sono dell'istituto pubblico, quindi è una scuola di design che, a differenza di molte altre, ha un costo assolutamente affrontabile nell'ordine dei 2000 euro, così come qualsiasi università italiana. Vi ribadisco l'invito, scriveteci per qualsiasi dubbio o curiosità. Scriveteci anche
se ISIA vi può interessare e avrete piacere anche semplicemente ad essere avvisati quando uscirà il bando di ammissione, quindi visitate il sito, ma anche una mail a isia@pordenone.it dicendo mi interessa appunto essere avvisato, solo questo, quando uscirà il bando di ammissione poi lo vedrò, valuterò se voglio preiscrivermi o meno. Fatelo, contattateci, altrimenti chi ha domande più specifiche richiede un appuntamento online o speriamo nei prossimi mesi di nuovo in presenza, anche magari per vedere dal vivo la nostra sede e i laboratori didattici. Io direi che ho concluso, vi ringrazio e ci sentiamo online o speriamo anche di vederci, di conoscerci di persona. Grazie al prof. Bruno Testa, Grazie grazie a tutti voi per averci seguito. Rimaniamo a vostra disposizione. Grazie ancora.